Ad Agrigento, a Salleone, al Dioscuri by Palace, la CNA Agrigentina, Confederazione Artigianato Piccole e Medie Imprese, è impegnata nell'assemblea elettiva quadriennale per il rinnovo degli organismi in presenza, tra gli altri, del segretario generale della CNA Sergio Silvestrini e del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Il dibattito ruota intorno alla necessità di attivare una cabina di regia tra pubblico e privato al fine di pianificare una concreta strategia per lo sviluppo del territorio agrigentino. Vediamo. Il clima generale del paese non è male, c'è un'inversione del ciclo economico positiva che si va consolidando. Le statistiche, diciamo, più prudenti parlano di un 5-6% di aumento del prodotto interno lordo per il 2021, che naturalmente va consolidato, va reso strutturale, va considerato che sono timbri di sviluppo che recuperano una perdita straordinaria degli anni precedenti. La Sicilia si muove più cautamente, molto più lentamente rispetto alla velocità di sviluppo che prima dicevo, questo è un guaio. Va considerato che l'occasione del Piano Nazionale di Resilienza va sfruttato al massimo per il Mezzogiorno. Il piano dedica il 40% delle risorse all'intero Mezzogiorno e di questo 40% una parte significativa va alla Sicilia. Occorre qualificare la spesa, gli investimenti con un coordinamento nazionale e regionale, selezionare gli investimenti, insomma è un'occasione che non possiamo davvero perdere, sarebbe uno sciupio, una perdita imperdonabile. Noi CNA confidiamo che questo avvenga e daremo tutto il nostro contributo perché questo avvenga, con idee, progetti, sensibilità, discontinuità rispetto alla gestione di fondi strutturali che ancora non trova una possibilità reale di sviluppo e di concretizzazione. L'ultimo piano europeo di investimento gestito dalla Sicilia dice ad oggi, e scadeva nel 2020, solamente il 60% delle risorse impegnate e il 30% delle risorse impiegate. Ecco, non possiamo più permetterci questa difficoltà anche perché l'Europa questa volta ci controlla, passo dopo passo, verifica dopo verifica, rendicontazione dopo rendicontazione, per cui siamo tutti di fronte alla più grande sfida del XXI secolo e sta a noi guardarci negli occhi, rimboccarci le maniche e a lavorare per il meglio. Per quanto riguarda le infrastrutture non ci sono buone notizie, però proprio per questo oggi vogliamo accendere i riflettori su questa grande opportunità per capire quali sono i margini di manovra e come si potrà eventualmente intervenire. Ma ci sono anche altre misure come quelle che riguardano la cultura e il turismo. Ovviamente il nostro territorio agrigentino è votato verso questo straordinario patrimonio e quindi noi vogliamo oggi attraverso questo dibattito, questo momento di confronto con le istituzioni, capire come possiamo attingere a questo importante momento di finanziamenti. Come Presidente della Commissione Quarta in Assemblea ho fatto diverse riunioni con i vertici sia delle società statali che regionali che con i vertici istituzionali su questo tema, su quali opere il PNRR finanziasse. Noi abbiamo segnalato le necessità di questa provincia, tra le priorità la Gela Castelvetrano e non siamo stati ascoltati dal governo Draghi e dalle forze politiche che sostengono il governo Draghi, quindi dal PD alla Lega. E questo mi dispiace perché per noi era chiudere l'anello autostradale sarebbe stato assolutamente un'opera prioritaria e se questi fondi del PNRR non si utilizzano per queste opere fondamentali e importanti e costose, non vedo quale altra utilità possano avere. In più abbiamo scoperto, approfondendo gli studi, utilizzando anche l'aiuto di alcuni professori universitari, che molte delle opere che sono rientrate nel PNRR, per esempio una tra le tante, il raddoppio ferroviario della Palermo-Catania, erano opere che avevano già dei fondi accantonati per essere realizzate, tant'è che le gare erano in corso. La CNA oggi fa una giornata importante, come loro, come il CNA lo facciamo noi come istituzioni e gridiamo a gran voce a Roma che questi fondi liberati restino in Sicilia e vengano utilizzati per queste opere prioritarie. Penso, tra le altre, una delle più importanti è proprio la Gela Castelvetrano.